parto dal titolo, Voglio vivere senza vedermi, che è quello che probabilmente fa chi esercita un potere tutti i giorni quando si sveglia, cioè vuole esercitare il potere senza vedere come lo fa. Il potere è sempre pessimo, come diceva Fabrizio De André, non ci sono poteri buoni, per cui questo è. Raccontare il potere era quello che ci interessava in questo film, provare a declinare in modi diversi, in forme diverse, anche perché io e Francesca siamo diversi, anche come immaginario, provare a declinarlo con linguaggi diversi, ma anche perché proprio il potere è difficile da raccontare e da spiegare in un solo modo. E quindi abbiamo fatto queste scelte così, tranchant, un po' sinteticamente, di individuare il potere dell'immagine, dell'immaginario, il potere della vita e della morte e il potere del corpo, che è centrale in questo film. Sì, il Prometeo è stato scelto proprio perché rappresenta tutto il percorso dell'uomo. In rapporto al potere, dentro quella vicenda c'è chi lo esercita, chi lo Chi lo subisce. subisce, Pandora che lo mette in discussione, c'è di tutto dentro, c'è tutto quello che noi volevamo raccontare sintetizzato. Infatti è un po' la guida di tutta la prima Eh parte, sì. ma poi diventa un po' la guida di tutto il film. Eh sì. Sostanzialmente, sì, è quello, è lui. E tra l'altro la cosa molto bella secondo noi, è anche il fatto che ci siano dei riferimenti durante le tre parti del film, anche non solo riferimenti culturali, intellettuali, di immagini, eccetera, ma proprio anche fisici, gli attori che giocano, no? Infatti, Nelle varie, nelle tre parti anche a interpretare ruoli diversi. non è un caso che chi racconta il Prometeo è un macellaio che sta tagliando la carne. Esatto, e che Non è, poi capito, l'Aedo greco piuttosto che il poeta. No, è proprio. nella seconda parte sarà colui che invece subisce completamente la forma assoluta di potere, no? Sì. Quindi, spoiler. Non ci siamo posti a priori la domanda sulla grammatica da seguire nel film, ma siamo andati molto anche a libera immaginazione, a libera interpretazione. Ci sono tantissime immagini che ovviamente hanno un senso per noi, ma non, appunto non ci siamo posti a priori il problema del creiamo un film, facciamo un film a tre atti, allora dobbiamo scrivere una sceneggiatura esattamente così impostata. No, quindi anche il linguaggio, in realtà il linguaggio non ha subito nessun potere, no? Se vogliamo, come è Ah, sì. interessante Ha questo, ma è un film. È schivato. un film che parla del potere, però il potere non ha avuto effetti su di lui perché in realtà c'è una grammatica molto libera e non una grammatica tradizionale, cinematografica in senso stretto. Assolutamente non c'è stata nessun tipo di intenzione di voler urtare o di voler scioccare o di voler provocare chi guarda. Questo assolutamente, anche perché io penso che se almeno io credo proprio nel mio modo di fare e creare le immagini, non penso mai cioè cerco di pensare a quanto l'immagine che viene fuori riesca ad essere fedele all'idea iniziale, ma fare le cose per pura provocazione, assolutamente no. Certo che se noi partiamo da Artaud, che parla dell'uomo mal costruito, infettato, voglio dire, bisogna fare i conti con questa cosa. Se tu prendi Artaud e lo porti ai giorni nostri, perché questo nostro film parla di oggi, non è un film che parla chissà di quando, per cui cosa di più visibile oggi ai nostri occhi quanto siamo mal costruiti e quanto esercitiamo nel modo peggiore il tema del potere e della violenza. Pensate solo alla violenza sulle donne, cosa leggiamo tutti i giorni sui giornali, e questo film è pieno di quella violenza lì. Ma non è che se tu racconti la violenza è perché vuoi spostare lo spettatore da una sedia all'altra, voglio dire, è che oggi quello che noi viviamo è questo, e il cinema, che è sempre specchio di quello che noi siamo, riflette quello che noi siamo, e questo film riflette quello che noi vediamo.
dal nostro punto di vista, ma è anche il corpo, come diceva Artaud, è ricettivo ai mali dell'epoca, quindi in realtà noi stiamo semplicemente no, perché però stiamo comunque cercando di raccontare il nostro punto di vista su quello che noi vediamo, sull'oggi e sul presente, su quello che succede. E non c'è solo Artaud, perché dopo Artaud c'è il Living, che invece prende il corpo e lo denuda, per esempio. C'è il 68 francese, dove il corpo era quello esibito da tutti questi studenti che andavano in piazza e mettevano il loro corpo in gioco. Per cui, per quello io dicevo prima che il corpo è centrale, perché noi pensiamo, è come se non lo vedessimo questa cosa, è una cosa un po' nascosta nell'ombra, ma in realtà il corpo è proprio centrale nell'esercizio del potere. Assolutamente. Come autore preferisco che siano gli altri a vedere quello che c'è dentro il film. Non siamo partiti da lì, anche se nel momento in cui parli di violenza, di corpo e di queste due cose legate insieme, inevitabilmente il discorso si allarga ai massimi sistemi. Questo è un film che apre così tante porte che alla fine noi stessi non sapevamo come chiuderle tutte. Vero. In realtà nasce tutto dal nostro incontro a livello lavorativo, creativo. Lui, Bruno, viene da un mondo di più di cinema, legato più al cinema del reale, no? Uh-huh. E io in realtà vengo da un mondo più performativo, video arte, video performance, eccetera. Quindi diciamo che questi due immaginari si sono trovati, si sono incontrati, scontrati, e abbiamo iniziato a pensare a questo film in divenire, no? Non abbiamo subito pensato a una struttura, non abbiamo chiuso una struttura e abbiamo iniziato a lavorarci e piano piano è venuta fuori anche la struttura del film. Quindi in realtà ci sono diversi linguaggi, c'è la video performance, c'è la video arte, c'è il documentario, c'è la fiction, cioè proprio perché veniamo da mondi diversi che si sono uniti in questa cosa, ecco, non è stata una cosa studiata a tavolino, ma è proprio, io credo che ognuno abbia la propria urgenza di descrivere le immagini nel modo in cui le vede, quindi e le cose decise a priori, almeno per quanto mi riguarda, sono sempre false rispetto all'intento iniziale, quindi in realtà abbiamo semplicemente seguito quello che volevamo, l'idea che volevamo esprimere, e poi è venuto da sé. Poi, almeno è chiaro che quando metti insieme due immaginari così diversi e così in qualche modo non contrapposti, perché non è così, però insomma che viaggiano veramente su strade diverse, il primo problema che ti poni è proprio quale forma trovare per raccontare quello che vuoi raccontare, perché magari sei d'accordo sui contenuti, ma quello su cui poi vai a scontrarti è proprio il modo con cui raccontare. Per cui anche questa cosa del colore, il linguaggio, il colore bianco e nero, il formato, il telefonino, il super 8, è questo concetto di ibrido che io amo molto, che mi appartiene molto, ma penso che appartenga anche a lei, per cui poi in realtà era quasi naturale lavorare con quegli strumenti. Quello che non abbiamo mai fatto è quello di usare linguaggi che a uno dei due non andavano. Cioè, voglio dire che abbiamo buttato via tantissime cose di questo film, ma tante, ecco. Sì. Anche girate, montate, perché non erano quelle che ci rappresentavano insieme. È una vera storia d'amore questa. Noi abbiamo fatto una prima parte che era quella, diciamo, un po' più sperimentale, un po' più di ricerca, e che seguiva una modalità di lavoro che era quella che abbiamo raccontato un po' prima, cioè far entrare tante cose per cercare di trovare un filo. Lì, ad esempio, abbiamo rimontato quella prima parte, ma un sacco di volte, perché non era quello che volevamo. Dopo, finito quello, siamo passati a una seconda parte, che è quella di finzione pura, dove c'è una sceneggiatura proprio scritta, e quella l'abbiamo girata anche abbastanza relativamente e anche velocemente.
Il problema è arrivato sulla terza parte, perché noi sulla terza parte avevamo un'altra idea. Avevamo coinvolto una pornostar per fare un lavoro proprio sul corpo e sul potere del corpo, ma non è venuta come noi volevamo. Per cui abbiamo buttato via tutto e abbiamo ricominciato da capo, immaginandoci quella che è la terza parte e in qualche modo ritornando a una commistione tra la prima e la seconda parte, esatto, che fosse un po' narrativo ma anche sperimentale, per trovare anche una linea che tenesse tutto insieme. Perché in realtà poi questo film non è fatto di tre parti, sì, è fatto di tre parti, ma secondo noi un suo ritmo unico, il filo è unico. Sì, c'è un filo che non va in linea retta, però è comunque un filo di congiunzione. E tu quando chiudi un'opera non l'hai mai chiusa, cioè... Fin così poi? No, non la chiuderei mai, 13 anni direi sempre avrei potuto fare, voleva, cioè no, questo è normale, ma per qualunque cosa che tu faccia, quindi... Per esempio aver perso la pornostar per me, non tanto perché è una pornostar, ma aver perso quello sguardo, per me è un deficit enorme, probabilmente abbiamo sbagliato noi, abbiamo cannato completamente l'approccio, la modalità. Cioè, poi il cinema è fatto anche di queste cose, certo. Non è che viene sempre tutto col... Soprattutto per un cinema che si muove, cioè avete, anche se ne avete visto poco, avete capito che è un cinema low budget, molto indipendente, che non ha una distribuzione, che insomma si muove in un ambito di vera ricerca. Per cui... Libero anche, molto più libero. Per cui insomma fai i conti con questa cosa, fai i conti con un mezzo che è implacabile su questa cosa, capito? Per cui è un po' così. L'abbiamo chiuso, ma potremmo riaprirlo anche il mese prossimo. Perché poi sul potere potremmo starci degli anni, capito? In realtà quando fai qualcosa, un po' poi dopo lo devi lasciarlo andare, no? Anche, nel senso che non... è ovvio che quello che magari noi vorremmo per... questo nostro lavoro è che lo vedessero il maggior numero delle persone possibili, perché questa è l'idea, no? E questo è questo il punto, perché se crei qualcosa è bello pensare che tanta gente possa vederlo insieme a te, possa apprezzarlo o non apprezzarlo, ma comunque ritrovarci sì in qualche modo, no? Quindi questo è, sarebbe bellissimo se fosse visibile al maggior numero di persone possibili, però in realtà a un certo punto poi fai qualcosa e non sei tu, è qualcosa che viene da te, non sei tu, quindi lo lasci andare. Non so francamente cosa rispondere alla tua domanda, perché la situazione è tale che potrebbe avere una vita, potrebbe esplodere in mano un film così, capisci cosa voglio dire? Oppure morire dopodomani. Oppure esploderci in faccia. Finire in un cassetto e lì restare. Certo, noi possiamo fare il massimo per promuoverlo, per portarlo in giro. C'è anche una distribuzione militante, meno male che c'è ancora, per i cineclub, i cineforum, dove peraltro si vedono anche le cose più interessanti. Se tu mi parli della sala intesa come sala, No Future, dicevano i Sex Pistols già negli anni 70. Mi sembra che tutte le altre alternative, compreso la rete, compreso i circuiti di video arte, possono essere così. Il problema è che non arrivi a un grande pubblico comunque, sei sempre in una sei in quella piccola fascia di pubblico che, vabbè, se comunque se vuoi parlare così, parli col pubblico. Se no fai una commedia e magari allora parli a un altro pubblico. Cioè, c'è anche una consapevolezza di questo. Certo. Noi lavoriamo comunque da anni in questa direzione, per cui non è che ci svegliamo una mattina e facciamo un film così perché ci viene il diribizzo di dire ma dai, facciamo una roba così un po' hard. No, è un percorso che dura da tanti anni e va per questa strada. Dove vado a parlare non me lo chiede perché non lo so. Bruno, in che genere faresti rientrare il nostro film? In nessuno. Perfetto.